stato un delegato della Sicilia, perché all'assemblea avevo fatto notare che attenzione, in Sicilia non era mai nato un buon giocatore, sì, però anche sull'erba, sì, per esempio, sì, sì, perché gioca bene dappertutto, è chiaro, è chiaro, però questo non è il suo campo, ecco. Bravissimo. Beh, Elena Wisi, vai a vedere. Io credo che sia doppio, però Elena Wi è talmente per bene che se era doppio... Game, Elena Wi. Ecco qui. Eravamo in attesa sul colonialismo inglese, adesso magari ci viene anche in mente come si chiamava. Eccolo lì. Come ti muovi? Grandi corse di Nadal. Sì, palla troppo comoda per... Questo era... Ah, qualcosa da imparare. Passato. No, beh, è stato bravo perché ha intuito, dicono gli inglesi, muoversi indietro su un pallonetto. Che botta, ragazzi. Nadal. Dice ancora così del Barcellona e del nazionale di calcio spagnolo. Insomma, quindi voglio dire, quando tu dicevi famiglie sportivi così si muore. Vabbè, ritorniamo al gioco. Guarda come l'ha vista subito. Era già lì. Sì, ecco, è questo che vorrei far notare. Lo so, però certo. Perché insomma, se Al-Nawi giocava contro Brambilla, quella palla lì non la sbagliava, con tutto il rispetto per tutti i Brambilla lombardi. Bello. Bella volée. Molto bello. Un movimento molto abbreviato, difficile capire dove va a finire la palla. Si è dimenticato che l'avversario... Beh, però, grande classe qua, perché voglio prima dire... servizio. Mamma mia, è proprio costretto a rimandare quello che può. E poi un personaggio di fumetti, certo, speriamo in bene. 15-9. Ace. Beh. 30. Risposta vincente di dritto. Hai visto, non appena recentissimi campioni, tra l'altro ancora attivi, ma 15-9. Non credo per molto. No, il servizio era 132 miglia all'ora. Sì, pesantissimo. Certo. 132 vuol dire 212 chilometri. Eccola qua la palla break, riapparecchierebbe la vicenda. Vediamo come batte Elena Wi. Ricacciato in fondo, sì. Ritorna comunque avanti.
L'ha giocata proprio male. Si scusa, ha lasciato andare la racchetta, la un gesto di rabbia. Guarda, ace. Oh, taglio esterno non da poco. E quelli che ci sarà lì Barazzutti a guardare, beh, probabilmente Barazzutti viene mandato qui proprio per quella ragione, perché si informa. Ace 4-3, forse gli può essere utile. Ben difeso, ben difeso. Che svento. Vabbè, adesso vediamo questo molto teorico, Vediamo questo set point. Eccolo qua, il servizio, Il servizio, il settimo ace. Il servizio 116 ha una grande mano. Purtroppo in un paese come la Spagna, insomma, forse. Peraltro il suo modello, che è Moya, che è un secondo italiano, ha perso dal 18° spagnolo. E purtroppo Antonella aveva quasi battuto la numero 10 del mondo. Ci sono i russi, i miei nostri amici qui vicini di banco. Era un tentativo di lob, se ho ben capito, quel diritto. I denti, ma poi soprattutto è venuto fuori da un paio di match molto complessi. Perso da Ferrero il semifinale. E il derby di Lesbi Arazzi, sono veramente delle persone, tutta la squadra marocchina, sono delle persone squisite, hanno avuto delle attenzioni quando siamo andati a Marrakesh, proprio, insomma, proprio ancora tradizioni di un paese antico. Gran dritto questa volta. No, ma però voglio dire, più forte, ma secondo me è più forte di poco. Ci sarà poi il sorpasso a un certo punto, Magari oggi stesso. È fuori. 15. Vediamo. Con due racchette, poi si è accorto che ne aveva due. Questo è bello, deve sapere chi è, però. Era informarsi. Era Tursunov. Dimitri. Uno che si chiama Dimitri, dove che sia. Bravo, che si è arrampicato, ma poi non apprezzato. Era complimenti. Queste cose. Sportivi si nasce. Molto bello. È implacabile. Colas Kiefer. Kiefer a un certo punto era stato numero 4 del mondo. È vero. Ma poi si è acciaccato, qua ormai è una specie di così impegnativo atleticamente che si svolga sul cemento. Ce n'è uno. Diavolo. Ma ha detto che era andato a farsi vedere la mano. In ogni caso una più di noi. No. Più di me non di certo. Ma ha detto che era andato a farsi mostrare la manina. Allora io non voglio trovare scuse al mio pronostico, che più che un pronostico era un voto favorevole, speranza favorevole al advantage. Elena Wi. No, non vediamo niente.
semplice, ma altro punto. Chiude con un ace. Elena Wee by 6-3. Il quinto del set. Elena Wee leads by 2 sets. Quindi 2-7-0, 1:33. Poche palle break, in tutto 3. Per andando sotto Albert Costa. Alberto sì, Martin è sotto 5-1 nel quarto e perde 2-7-1, quindi situazione abbastanza compromessa. Palla. Andrebbe approfondito, sì, certo. Non qui. Beh, mentre noi seguiamo la partita Elena Wee Nadal, ma da una serie indagine statistica è riferito a sua mamma, anche non anche, la sua anche se l'imprecazione quella della palla alla mamma se, della palla se l'imprecazione non riguarda la sua mamma si è riferito alla mamma della palla. Dicono proprio i miei informatori spagnoli che il temperamento non gli fa difetto. Errore di Elena Wee, anche di e adesso si salva, si salva, aiuta perché il rovescio. Mangerò meglio a Las Vegas. Ah già che Tommasi, fatti un po' di pubblicità che vai a Las Vegas. 13 settembre, De La Hoya Mosley. Di solito a Las Vegas cominciano alle 6, sono le 9 a New York. Sono le 3 del mattino in Italia. Poi match di 5-6 ne hai affrontati pochissimo. E questa è, ormai non gioca quasi più nessuno 5-7. Io ritengo che tutto sommato è una bella scuola. Sì, come? È il vero tennis. Cioè, voglio dire, Panatta e Pietrangeli venivano. Perché si lamenta? Si lamenta perché il secondo. Abbiamo chiacchierato un po'. No, Piatti rientra da 5 settimane di vita matrimoniale, perché è un novello sposo anche lui. E niente, abbiamo parlato un po' con lui. Parla di una qualche importanza. Di rovescio al massimo fa un paio sì, di... ma è... Ci sono due. Prendo la seconda, ci può essere scambio quasi alla pari. Sulla riga. Bravo. Altro diritto. Ah sì, altra volta in... di posizione su. Dritto vincente di Napoli.
anche il tocco. Anche il tocco e poi... questo è... però vedi Rino, vediamo adesso. Vedi la difficoltà che incontra nel giocare diritto in cross il bambino? Dritto anomalo, 2-1 Nadal, che ha un mini break di vantaggio. Di nuovo, come già accade nel primo set. Lì era addirittura 3-0. E 3-1. Bravo. Servizio dritto. Bravo. Servizio per Nadal, 3-4. Pari di rovescio. Allora 5-4 Nadal, due servizi e Ainaoui. E 5 pari. Sono via con l'ace. No, non proprio, ma siamo vicini. Eccolo qua. Ace, no, ma dritto, servizio e dritto. Vince dunque El Ainaoui 7-6. 6-3, 7-6, 2 ore e 43 minuti, ma comunque sì, non esce bocciato dall'esame, no, per niente, Nadal. Per niente, partita godibile.